Perché un'organizzazione sia antifragile, servono manager antifragili? Sono Nicoletta Botti, psicologa del lavoro, senior account manager di Giunti Psychometrics e oggi vi parlerò di antifragilità. Negli anni passati la parola resilienza connotava le organizzazioni di maggiore successo, ne celebrava la capacità di resistere agli urti e di adattarsi ai cambiamenti. Beh, negli ultimi tempi gli urti non sono di certo mancati e tutti noi siamo alla ricerca della normalità. Tuttavia, gli indicatori economici, tecnologici e anche ecologici ultimamente ci stanno dicendo che gli eventi imprevedibili non saranno un'eccezione, bensì la norma. Per prosperare in questa incertezza, la resilienza non è più sufficiente. Dobbiamo imparare ad essere antifragili. Le organizzazioni antifragili hanno modelli organizzativi e di business evoluti. Hanno fatto investimenti strutturali in tecnologia, hanno efficientato tutti i loro processi lavorativi, hanno modificato il layout degli uffici, hanno fatto modifiche fondamentali all'interno del portafoglio clienti, del loro portafoglio prodotti, dei loro servizi. Ma soprattutto hanno lavorato sulle persone, hanno creato una cultura nuova, non solo all'interno dell'organizzazione, ma anche al suo esterno. Queste organizzazioni si caratterizzano per la loro capacità di trasformare le difficoltà in opportunità distintive. Le organizzazioni sono organismi vivi e complessi, hanno la capacità di apprendere e di evolvere, ma solo se considerate nella loro interezza. Perché un'organizzazione sia antifragile ha bisogno di una visione antifragile e ha bisogno di manager in grado di diffondere il modo di esserlo e di diventarlo. Antifragile non si nasce, ma volendo si diventa.